Il mistero dell'articolo scomparso. Diversi nostri utenti del paragone.it ci hanno segnalato un articolo alquanto particolare uscito ieri su Libero Quotidiano. A firma del giornalista di Libero Quotidiano Andrea Morigi, pubblicato in data 26 marzo 2023, l'articolo ha destato molta curiosità. Sicuramente il titolo farà discutere. Avrà fatto discutere, faceva discutere, fece discutere. Perché l'articolo è sparito. Come per miracolo. Schlein, appalti alle coppe e ai cognati. Emilia vicina alla bancarotta. Con questo articolo, con un titolo sicuramente pesante. Pesante per chi? Per la Schlein e per il Partito Democratico. Il giornalista di Libero Quotidiano mette alla luce i soldi dati. I soldi sperperati della sanità in Emilia Romagna, facendo nomi, cognomi, cooperative, amici degli amici, parenti, cognati, e c'è di mezzo anche la Schlein, c'è di mezzo Stefano Bonaccini, ci sono di mezzo i dirigenti regionali. Andando su Google ed inserendo le parole chiavi di questo titolo, ovvero Schlein, appalti alle coppe e ai cognati, Emilia vicina alla bancarotta, troverete effettivamente il link della pubblicazione. Cliccando, ops, come per miracolo, link non trovato, pagina inesistente, scomparso, sparito, puff, il dubbio viene. È stato fatto cancellare? L'ha forse rimosso Libero Quotidiano perché si è accorto di aver pubblicato notizie infondate, dette anche fake news? Il dubbio è lecito. Oppure le notizie dell'articolo sono vere e qualcuno ha detto di cancellarle al quotidiano, al Libero Quotidiano. Anche questo è un dubbio lecito. Ma noi curiosi, siamo andati a cercare nella copia. Pensate, su Google basta un pulsantino per andare a vedere la pubblicazione, lo storico della pubblicazione, questo archivio digitale che rimane. E c'è tutto l'articolo e dice cose clamorose, incredibili. Parla delle cooperative, degli appalti, dei soldi spesi, soldi buttati, soldi gettati. Gente truffata, gente fregata, il popolo illuso. Un casino totale. Noi non staremo qui però a rileggere l'articolo perché si sa mai. Sapete, questi querelano, denunciano, ti chiudono, ti bannano, ti fanno di tutto. Evitiamo. Però vi facciamo vedere come si fa. È molto semplice. Basta andare sul link dell'articolo, cliccare nell'angolino, il pulsantino, copia cash. Potrete voi stessi leggere l'articolo. Ciao a tutti dal paragone.it.